Bene, ciao ragazze, un altro video ed è l'ennesimo di prodotti finiti, cioè ormai sul canale posto praticamente solo di questa roba qui, infatti mi scuso se mi sono accorta che ultimamente fantasia sui video, a parte gli ultimi due vlog che ho fatto, fantasia poca. A proposito, se avete già visto i vlog, ve li linko qui. Primi tentativi di vlog, spero non siate troppo crudeli perché non ho mai vloggato e quindi non sono capace e si vede, credo. E anche i vlog non è che sono tanto interessanti, perché poi in uno semplicemente facevo una passeggiata nei dintorni e nell'altro ero al mare, ma col fatto che c'era molta gente di fianco a me, intorno con me, riprese poco, infatti dura tipo solo 5 minuti. Comunque andate a vederli e lasciatemi dei commenti, dite se ne volete vedere altri, che cosa volete vedere, se riesco, se posso li faccio. E quindi vi dicevo, praticamente ormai faccio solo prodotti finiti e poco altro. Ho notato tra l'altro che da un pezzo che non faccio recensioni né di libri, né di film, né di serie TV. Serie TV perché ormai sono tutte terminate, quelle che mi piacevano e in corso ce ne sono alcune che mi piacciono, ma alcune le ho dovute interrompere, come il Trono di Spade, perché stanno dando spoiler da tutte le parti. Ecco, infatti per favore non mi date spoiler, visto che ho recensito i libri, non mi date spoiler perché so che adesso la serie TV è andata molto più avanti rispetto ai libri. E comunque mi è successa una cosa che, no, restando sempre sulle serie TV, altre sì, ci sono alcune in corso, come anche Once Upon a Time che mi piacciono, però cioè, siamo quasi, sta per arrivare la quarta stagione, cioè mi scoccia iniziare a recensire già dalla quarta stagione in poi. Avrei dovuto farlo dalla prima, ma non avevo il canale. E per altre, quelle di cui vi avevo recensito, molte le hanno chiuse, terminate, per cui una gran fortuna. Quanto al cinema, purtroppo ci vado sia no una volta l'anno. Dovrei andarci entro un mesetto, come entro l'estate. Spero di riuscire ad andare, perché avevo qualcosa in programma con un'amica. Non appena, non so ancora cosa andrò a vedere, nel caso comunque vi faccio la recensione. Quante libri? Sì, questa è una premessa secolare, poi passo ai prodotti finiti. Quanto ai libri, mi è successa una cosa che non mi è mai successa da quando ho iniziato a farmi piacere la lettura, cioè negli ultimi 10 anni. Di solito io d'estate leggo ancora di più che d'inverno, perché l'estate mi mette allegria, insomma è bello, ho belle giornate, quindi ti viene da leggere, anche magari fuori ti siedi su una panchina nel parco all'ombra. Quest'anno per la prima volta mi sono bloccata. Avevo iniziato un libro così, quello di Taita, quello del Il Dio del Deserto che vi avevo fatto vedere in un video il vecchio, che aspettavo da anni, come ho detto, blocco totale dopo 30 pagine, non, mi passa la voglia e non so perché, a voi mai, è mai successo? Parlo a delle lettrici accanite come me, vi è mai successo? E perché? Se sì, se sì perché? Spero che mi passi presto, comunque voglio darmi una scantata e costringermi a leggere. Non sto leggendo neanche manga. Proprio mi è passata la voglia di leggere, non mi viene voglia neanche neanche di fare il cruciverba volendo. Ma anche il giornale, proprio neanche un giornale, non mi viene voglia di vedere niente. E non mi è mai successo prima, non so com'è. Forse a causa troppi impegni, lavoro stressante, non lo so, può darsi. Cerco di farmelo passare e di ricominciare a leggere, che è sempre una buona cosa. Chiusa la parentesi, che è durata 2 secoli, questi capelli fanno schifo, ma vabbè. Vabbè, passiamo allora ai prodotti finiti. Questa volta ne ho, sempre nel mio sacchettino di Accessorize, stavolta ne ho uno sbanderno, che dalle mie parti vuol dire ne ho parecchio. Perché ne ho finiti un sacco, si vede che molti erano già verso la fine. Allora, essendo che finalmente è arrivata l'estate, ragazzi, lo dico piano, ma quest'anno sembra reggere l'estate, finalmente, fanculo all'inverno, dopo 2 anni di freddo dove l'anno scorso non c'è stata estate, ti è. Oh, finalmente, non se ne poteva più di quello schifo di freddo. Sono già andata un paio di volte al mare, come avete visto anche dal vlog. E quindi ho già iniziato ovviamente la depilazione e ho finito, infatti, prima cosa che vi faccio vedere, le prendo a random, non è in ordine, non sono in ordine. Le strisce depilatorie della Licia Delicate Touch, braccia e gambe. Io sono anni che uso queste, sono buone, strappano bene, non sono quelle che lasciano la cera mezza attaccata, che dopo non viene via neanche con la salvietta
apposta. E comunque io ormai facendolo da anni non sento più male, sono abbastanza delicate e non mi irritano la pelle. E una cosa molto buona sono le salviettine che hanno alla fine, perché ne ho prese altre di altre marche che avevano delle salviette che non toglievano la cera. Invece questa la stacca bene. Poi vabbè, il Palmolive Naturals con latte e miele, la mia solita ricarica di sapone per mani finita, ma ne ho provate altre. Infatti forse qua ne ho già un altro. No, cioè lo sto usando evidentemente. Poi ho finalmente finito questo qua, che di cui vi avevo parlato in un video vecchio, che era un prodotto no, infatti è il gel struccante purificante della Garnier, quello all'estratto d'uva, che vi ho detto che è talmente aggressivo e corrosivo che mi staccava proprio i brandelli di pelle, cosa che però da questa altezza in giù, cioè verso la fine, non ha più fatto. E anzi, struccava bene senza essere così aggressivo, non so perché. Però i tre quarti di prodotto mi ha seccato la pelle. Poi non so, sarà che forse d'estate ho una pelle migliore, perché io con l'estate miglioro sotto ogni aspetto. Viva l'estate! Nell'ultimo mese e mezzo mi è piaciuto, peccato perché ormai era tardi, quindi vabbè, ormai è finito, comunque non lo riprenderò perché se deve essere così ogni volta. Poi, sempre in tema di struccanti, sempre della Licia, le pelli struccanti. Le salviette struccanti doppiazione della Licia, queste qui. Questo è il pacco da 64 pezzi. Mi ci trovo bene, non bruciano gli occhi queste per niente, però è come se quando strucchi, anzi, te lo toglie, però te lo spalma anche. Se tipo tolgo prima l'eyeliner e il mascara, dopo passo a togliermi il fondotinta e mi trasferisce un po' di nero qua, cioè dalla salvietta me lo trasferisce qua, che non sarebbe da fare. Però vabbè, altre salviette così non lo fanno. Queste me lo fanno a volte, non sempre, anche quello non so perché. Vabbè, comunque sì, vabbè, si usano, cioè, le ho sempre usate. Poi, questo l'avete già visto 200.000 volte, sto continuando a prenderlo perché adesso tra tinta, mare e sole ho veramente i capelli, le punte poi sono secche bresche. Sono secche bresche, quindi devo fargli l'impacco con il mio solito Garnier Ultra Dolce, Balsamo Crema, la vaniglia e papaya. Ormai gli sono fedele, per cui continuo a prenderlo. Meno male con questo perché ho dei capelli che sembrano veramente morti alla fine. Ho delle punte che fanno. Infatti ho tipo tre tonalità di rosso in testa, non si capisce più cos'ho. Poi ho finito. Questo è infatti l'ho finito apposta perché voglio usare quella, perché questa mi è più utile d'inverno, ma d'estate no. È il balsamo Seta Fluid Gloss Express Repair Spray per capelli spenti e sciupati della testa nera Gliss. Sono quegli spray che te li dai quando hai già fatto la doccia, lavati i capelli, tolto lo shampoo ovviamente, lo spruzzi semplicemente e lo spazzoli senza risciacquo, che sono comodissimi perché risparmiate acqua, tempo, te lo puoi dare ovunque. Cioè, te lo porti in borsetta e anche per strada volendo, se poi te li pettini. Però non rimanendo lì come impacco, come crema, come fa quell'altra, purtroppo non me li nutre. Quindi d'estate non mi serve a niente, anzi, non è quello adatto. Questo va bene d'inverno, che tanti capelli non sono seccati dal mare o dal sole. Mentre d'estate quello preferisco di no, cioè lo tengo proprio se, perché ne ho un altro che avevo comprato d'inverno, lo tengo proprio se mi trovo senza quest'altro qui e non avessi nessun balsamo. Invece d'inverno è perfetto. Poi vi avevo detto nell'altro video dei prodotti finiti che avevo preso un altro bagno schiuma che avevo già usato in passato, infatti lo amo, purtroppo non avevo trovato il flacone grande ma solo questo da 250 che è forse il mio preferito in assoluto come bagno schiuma, è il Palmolive Aromatherapy Absolute Relax, quello viola, che proprio anche dentro è viola, ce n'è rimasto una mini goccia. Cioè, questo qui secondo me è fantastico. L'odore che fa proprio sembra di volare tra le nuvole. Sa di zen, proprio
di rilassamento alla monaco tibetano, è fantastico, a parte che pulisce bene, poi è un aroma che anche una volta sciacquata, a differenza di molti altri bagnoschiuma, almeno sulla mia pelle fanno così, gli altri non rimangono, questo rimane a lungo, cioè lo sento persino di sera, mentre dormo, non so, vi appoggiate con la testa al braccio sul cuscino e lo sento e mi rilassa immediatamente annusandolo, cioè proprio si chiama Absolute Relax, ma su di me funziona davvero. Infatti mi dispiace un sacco averlo finito perché purtroppo ho trovato quello piccolo e non quello grande, l'anno scorso avevo quello così. Vabbè, assolutamente super promosso questo, come sempre, sarà da riprendere. Poi che cos'ho? Questo, ah sì, alcuni campioncini ve li faccio vedere. Questa sembrava buona, però era solo un campioncino, quindi non l'ho usato del tutto per molto tempo. Una crema anticellulite della Collistar, concentrato bioattivo, che mi avevano regalato in farmacia, penso. Credo di sì. Questa è molto buona, già con due, perché con questa qua ci ho fatto due o tre applicazioni prima di finirla. Oh, e già cominciavano a vedersi i risultati, solo che purtroppo non l'ho trovata in profumeria, però forse non ho cercato bene, avrei dovuto chiedere. Sembra funzionare, non ho idea di quanto costi perché appunto avevo solo il campioncino, ma se mi interessa, quello sembra un prodotto che funziona. Poi un altro campioncino che ho finito è questo che avevo trovato mi hanno regalato sul catalogo della Bottega Verde, che è un gel fondente setificante abbronzante alla vaniglia nera e monoi e ha la protezione addirittura solare, come potete vedere, SPF 10. Oltre ad avere un profumo delizioso, che quando ve lo spalmate qui lo sentite per tutto il giorno sul naso, ha anche la fantastica protezione solare, cosa che io gradisco anche solo se vado a fare la passeggiata. È bassa, però è meglio che niente. E comunque non unge. Nonostante abbia l'SPF, non unge, cosa che invece molte altre creme con la protezione solare dentro a me fanno, cioè mi creano proprio oleosità. Questo no, invece. Poi vabbè, ho finito il mio solito deodorante Dove, talco, sempre buono. Io ho sempre quei due o tre che girano come deodoranti. E ultimo prodotto che ho finito, questo l'avevate visto come acquisto tipo poco tempo fa. Ed è la crema protezione 50 della Bilboa, che per carità è buona, ma cioè, lo vedete che è di 150 ml? Cioè, lo vedete la grandezza? L'ho finita in 2 giorni di mare. In 2 giorni. Non ci potevo credere. Ho avuto sfiga e ne ho presa una che dentro era così, dal peso non sembrava, o veramente sto prodotto, cioè, fa cagare come, scusate, come quantità, cioè, l'ho finita in 2 giorni, quegli altri mi durano tipo tutta estate. Sarà che, ok, lo spray dura un po' meno rispetto a quella da spalmare in crema, però non 2 giorni, cioè, con quello che costa, mi è tirato un po' il fondoschiena. Infatti non la riprenderò, ho preso già un'altra marca. Come protezione, per carità, fa, non ti bruci, è veramente alta, però a quantità, visto il prezzo, no, decisamente no. Poi, ho finito con i prodotti, diciamo, beauty, eccetera, che adesso metto via da parte. Volevo farvi vedere, non sapevo se fare un video a parte. Si sta nuvolando, dovevo andare a fare la passeggiata, perfetto. Ho appena detto che c'era il sole, non dovevo dirlo, vedete. Comunque, non sapevo se farvi un video a parte o metterlo in questo. A questo punto lo metto qui perché tanto il video è corto e comunque sono sempre prodotti finiti. Parliamo invece di alimentazione, di cucina. Voi direte, tu parli di cucina. Sì, perché tanto non sono mica ricette, anche se non so cucinare, mangio. Allora, vi faccio vedere alcuni prodotti bio che ho preso, mi pare alla Coop, sì. E sono adatte a tutte quelle che, come me, hanno problemi, hanno malattie o problemi legati comunque a intestino e stomaco, eccetera, e che quindi non possono mangiare latticini, glutine, alcuni uova, insomma, anche i celiaci a volte non hanno di questi problemi. Vi faccio vedere alcune cose bio, alcune linee bio, alcuni prodotti sparsi che ho preso, molto buoni, perché spesso
quelli che hanno restrizioni, diciamo, come me, come noi che abbiamo questi problemi, che hanno restrizioni appunto sul cibo, restrizioni alimentari, diciamo, non sanno mai, o è un problema trovare qualcosa che sia senza o latticino, glutine, quello che è, e che sia anche buono. Cioè, quindi che possano mangiare, ma che sia buono, come quelli invece che hanno questi prodotti. A partire dal latte, dalle merendine, dal gelato, o le farine così, la pizza, cosa che... A parte che a me la pizza mi fa proprio schifo, non la sopporto. Al di fuori di quello, se anche mi piacesse, non la posso mangiare, perché c'è mozzarella che è latticino, c'è il pomodoro che irrita e non va bene, irrita l'intestino. E l'impasto a lievito, eccetera. Sono anche senza lieviti, ecco. Beh, insomma, adesso per fortuna ci sono queste linee, ce ne sono sempre di più, anche se costano, ve lo dico, un sacco, cioè costano tipo tre volte tanto rispetto agli altri, a quelle normali. Adesso ci sono molti prodotti, molto più prodotti che vi creano praticamente di tutto e anche a sapore, allora a sapore non sono mai buone tanto quanto le altre, però non fanno neanche schifo, mentre una volta ricordo, la prima volta che ho provato il latte di soia era da vomito, sembrava acqua sporca delle tubature. Quindi vi faccio vedere alcune cose bio che vi consiglio per chi ha problemi come me, sono buone, ho trovato buonissime e le riprenderò. Vi do alcune idee anche sembrano tipo idee merenda queste. Allora, partiamo dai biscotti. Ne ho presi due, sono della Germinal Bio, e uno è alla crema di cacao, sono questi qui. Senza glutine, vedete? Senza glutine, c'è scritto qui. Dovevano essere anche senza latte. Mi pare anche senza latte. Sì, anche senza latte, non c'è scritto fuori, ma sono senza latte. E sempre della stessa marca, li ho presi all'albicocche grano saraceno. Allora, premettiamo che sono entrambe buonissime, ma a me che di solito piace più la cioccolata, queste all'albicocca mi sono piaciute più di questi, cioè sono veramente una bomba, sono buonissime. Dentro ci sono, credo, 7 pacchi, 8 pacchi mi pare, non c'è scritto? Oh, 8 confezioni mi pare, le ho tenute vuote, così da... Cioè, purtroppo ci sono solo due biscotti dentro ad ogni singola confezione, penso sia fatto così monodose per poterli portare in borsetta. Quindi se la mattina ci dovete fare colazione, praticamente questa le svuotate tutte. Però sono buonissime, queste veramente sanno di albicocca, sono delicate, hanno il ripieno morbidissimo. Questi anche sono fatti nello stesso medesimo modo, cioè dentro anche loro hanno la confezione a due. Hanno il ripieno di cacao. Questi li ho trovati molto più sbriciolosi però rispetto a quelli, che è l'unico difetto che hanno, però il gusto è buonissimo, quindi promossi entrambi. Quindi Germinal Bio, senza glutine. Poi, prima di passare agli altri, vi dico che siccome il latte di soia fa personalmente, a me come sapore fa quasi vomitare, e l'ho dovuto bere per anni prima di scoprire queste cose qui, volevo provare un latte che non fosse il latte normale, ovviamente, perché non posso, ma che non fosse di soia. Avevo trovato sempre lì alla Coop un latte al cocco, una bevanda al cocco o latte di cocco, non mi ricordo come si chiama, e non posso neanche farvelo vedere perché io, cretina, ieri l'ho finito, scordandomi momentaneamente che dovevo farvi il video per farveli vedere. L'ho buttato via, quindi non mi ricordo né di che marca era né posso farvelo vedere. Ricordo solo che era una bevanda o al latte di cocco o proprio latte di cocco, penso fosse una bevanda però. Ed era veramente buono, era veramente buonissimo. Molto meglio secondo me di quello della soia, con la soia, alla soia, non so parlare. Un po' dolciastro, quindi se non siete abituati o non vi piace il cocco può essere un po' forte. Se invece vi piace, penso che come me andrete giù di testa. Infatti, promosso anche quello.
Non appena torno in quella COP, se mi ricapita, lo riprendo e ve lo faccio vedere. Purtroppo io ieri da deficiente l'ho buttato via, sovrappensiero, ormai non ce l'ho più. Quindi, oltre al latte, ho preso altra cosa che di solito non so mai come fare a mangiare perché hanno il lattosio. Lo yogurt della Bella Vita senza lattosio all'albicocca. Di questa marca avevo già trovato quello normale, cioè quello bianco, non quello intero, acido, solito. Quello che è immangiabile perché è aspro. Quello bianco e basta, però dolce. E siccome non ero riuscita mai a trovare altri gusti, credevo facessero solo quello bianco. Invece sono riuscita a trovare, in quel giorno avevano più gusti. Io ho preso questo perché mi piace, la di cocca. Ma avevano anche, mi pare, fragola, mirtilli e frutti di bosco. Quindi in realtà si trovano con diversi gusti. Solo che sono forse un po' più rari, non ne fanno tantissimi. Tendono a fare di più quello bianco, ma ci sono anche altri gusti. Buonissimo. Ecco lì, a differenza tra il latte normale e quello di soia o di cocco che sia o di riso che sia, la differenza si sente di solito parecchio. Questo non è differente, il sapore non è differente da uno yogurt normale, quindi è buonissimo. E ci sono veramente dei pezzettoni così di frutta, quindi fantastico. Mi sono pentita di averne presi solo, ce ne erano solo due ovviamente. Non mi ricordo il prezzo, ragazzi, scusate, non me lo sono segnato. Poi, come dessert, quindi passiamo dalla merenda al dessert finale, che anche quello non si sa mai, io una volta non sapevo mai dove sbattere la testa perché non sapevo mai cosa mangiare. Questo è alla soia ed è dell'alpro, smooth chocolate, sono delle specie di budini, piccoli budini, appunto al cioccolato. Essendo che hanno la soia ha un gusto particolare per chi non l'ha mai provata, si sente la differenza rispetto a un budino normale, però è molto più leggero, senti un po' il retrogusto della soia, però avendo il cioccolato nel mezzo, comunque è buono. Io l'ho trovato gradevole, sono anche piuttosto grandi le confezioni, a me è piaciuto e lo riprenderò. C'era anche al caramello, mi pare, e c'era un altro gusto che non ricordo, vaniglia forse? Mi attirava quello al caramello, ma siccome è misto con la soia non ho provato. Magari proverò più avanti e vi farò sapere. E quindi questo qua, anche questo consigliato, se non vi dà fastidio il sapore della soia. Poi, ultime due cose, queste, vabbè, ma le conosceranno tutti sicuramente. BBC, questo è proprio è della marca Bennett, perché è lì che l'ho presa. Ecco, non era la Copper, era il Bennett. Errore mio. Sono normale cialde di riso e soia. Qui ancora ne ho, quindi posso farvele vedere. Questo è il packaging. Sono molto leggere e secondo me buone, pur avendo riso e soia. Non si sente la soia in questo caso. Sono ottime per quando vi viene il piccolo attacco di fame pomeridiano e anche da portare in borsetta. Al lavoro o dove o in giro, se andate a fare un giro, sono 10 monoporzioni da 4 cialde, vedete. Io le ho trovate buone, quindi anche queste le prenderò. Anche perché potete metterci sopra, non so, vi fanno vedere che potete fare la merenda così con formaggio e pomodoro, ma ci potete spalmare, che ne so, quello che volete, la marmellata. Poi, ultima cosa, ho preso questa. Si chiama, è della Cereal, Soia Cucina Light, che è praticamente al posto, sostituisce la panna da cucina. Io, per me i tortellini alla panna sono, essendo io bolognese, anziché in brodo, i miei preferiti sono quelli alla panna. Quindi, a me la panna in generale sulla pasta mi fa andare giù di testa, cioè è la morte di tutta la pasta, cioè. Non esiste condimento migliore, mi piace persino del ragù, è de detto da una bolognese. Quindi ho preso questa per sostituire la panna normale. Essendo estate, adesso non mangio, cerco di non mangiare pasta perché lievito come una mongolfiera, quindi ancora non l'ho provata, infatti ne ho presa una sola. Quando arriva l'autunno, poi il più in là possibile, si spera, vi dirò com'è. C'erano anche altre marche, comunque senza lattosio, dove c'era proprio scritto panna senza lattosio. Questa deriva da agricoltura biologica e ha anche meno 70% di grassi, oltre a non avere il lattosio. E quindi niente, questo era l'ultimo prodotto.
Niente, piccola parentesi, non c'entra molto con. Ho sentito un rumore fuori. Non c'entra molto. Che rumori sinistri, sembrano fantasmi. Non c'entrava molto con i prodotti della cosmetica, ma sono comunque prodotti che ho finito tranne appunto la panna, diciamo. E spero di aver fatto una cosa utile per chi ha di questi problemi alimentari. Quindi noi ci vediamo ad un prossimo video. Io vi mando un bacione, iscrivetevi al canale. Passate dalla mia pagina Facebook che linko sempre giù nella descrizione e lasciate un commento se vi va, se avete richieste, fate pure. Un bacio. Ciao.